La B per Lanciano cede il passo alla capolista Agropoli al termine di una gara durata solo due quarti per i ragazzi di coach Salvemini. Dopo un discreto avvio di marca locale con Serino e compagni che si sono portati sul 16-5 a due minuti dal termine del primo quarto, Castelluccia guida il Lanciano a stretto contatto con gli avversari e con un parziale di 9-1 Lanciano chiude il quarto sotto di sole tre lunghezze, 17-14. Il secondo quarto è tutto di marca gialloblu. Prima Martelli impatta con un bolide dai 6-25 e poi Grosso e Castelluccia si uniscono al festival delle triple quando De Vincenzo va a segno a 1:30 dal riposo. La Biper conduce 36-42. Pongetti, Serino e Romano ristabiliscono la parità prima della sirena 42-42. Alla ripresa, nonostante una triple iniziale di Martelli, gli uomini di Paternoster reagiscono e con un parziale di 15-0 si portano in 4 minuti avanti sul 57-45. Il blackout frentano prosegue fino a 3 minuti dal termine quando Serino segna il canestro del più 18. De Vincenzo e Castelluccia riportano la Biper a 10 lunghezze prima che Marulli con una bomba porti i suoi sul 73-60 di fine terzo quarto. Nell'ultima frazione Lanciano non ha più forza di reagire e Agropoli incrementa il vantaggio fino a toccare il massimo nel finale col canestro dalla lunetta di Rizzotto che vale il 95-72 finale. Domenica la Biper ospiterà Francavilla Fontana, appaiata ai gialloblu al quarto posto in classifica per una sfida importante in chiave playoff. Si attende al Palasport di Verosato il pubblico delle grandi occasioni.